Dopo lo stop forzato della settimana scorsa, i Knights tornano in campo contro la sorpresa della stagione, la Dinamo Cagliari, che già si impose all'andata. Legnano al completo, ma con qualche acciacco per Toscano. Cagliari con Stephenson forse fino alla fine, ma che poi sarà grande protagonista del match. Sin dalle prime giocate la partita è contrassegnata da molti errori, cosa inusuale per Legnano e motivo principale per cui i biancorossi non trovano da subito il ritmo della partita. Cagliari ha percentuali pazzesche dall'arco, 6 su 9 nel primo quarto e 10 su 19 all'intervallo, soprattutto con Chini e Allegretti, 19 punti e 7 rimbalzi, che menano le danze per il rossoblù. Legnano prova a rispondere con Martini, anche perché l'apporto di Zanelli e Raivio non è consistente come sempre e si arriva così all'11-26 del primo quarto. Nel secondo periodo i Knights si compattano in difesa, concedendo un solo canestro da 2 su 7 tentativi dei Sardi, tuttavia il male peggiore arriva ancora da 3, la costante che mantiene sempre consistente il gap tra le due squadre. Nonostante siano in 8 tra i biancorossi a segnare almeno un canestro nei secondi 10 minuti di gioco, Cagliari rimane avanti anche all'intervallo per 34-43. Dopo la sosta del primo tempo sale in cattedra Matteo Martini, 14 punti nel quarto e 19 dei 20 legnanesi a cavallo tra il terzo e il quarto quarto. Due siluri da 3 e un paio di arresti costruiscono un parziale biancorosso importante che porta per la prima volta i Knights in vantaggio, sui 54-52 del 27esimo. Di contro Cagliari non riesce più a segnare da 3, ma non si scompone per il rientro dei Knights, trovando con Stephens dei canestri da vicino. Gli ultimi minuti del quarto sono di sostanziale equilibrio, anche se poi Cagliari sprinta con Chini, 21 punti 6 rimbalzi e 4 assist, e Stephens 11 punti 5 rimbalzi, per il 55-59 del 30esimo. Anche nell'ultimo periodo continua lo show di Martini, 31 punti e 11 rimbalzi alla fine, che si prende sulle spalle la FCL in attacco. Per la pasta a Cellino rispondono i punti di Chini, Allegretti e Rullo, 12 punti 5 assist, tutti e tre in doppia cifra oggi. Il quarto viaggia in equilibrio fino al 35esimo, quando il tiro da 3 di Pullazzi, 8 punti 9 rimbalzi, e il canestro da sotto di Raivio, 8 punti 6 assist, danno ai Knights il 68-64, che sembra essere di buon auspicio per il finale. In realtà, da lì in poi ci sarà solo Cagliari in campo, che rimonta e allunga progressivamente con un parziale di 0-13 che le consegna la vittoria per 68-77. Una brutta partita per i Knights che non hanno mai trovato il ritmo gara in difesa, subendo un bombardamento da 3 punti, 14 su 35 alla fine per i Sardi, e in attacco dove spesso si sono schiantati contro il muro difensivo della Dinamo. Non un dramma, ma occorre ora ripartire dagli errori per affrontare due settimane molto delicate, con la trasferta di Biella e quella infrasettimanale di Latina, prima del derby casalingo dell'11 febbraio contro Treviglio.